Iniziamo questa conferenza stampa promossa dalle associazioni Mezzogiorno Federato e Cittadino Sud su un manifesto, l'Italia Mediterranea, che è un manifesto di proposta politica per il Mezzogiorno d'Italia, che lavora sullo spunto critico rispetto alla autonomia differenziata. Io introdurrò questi lavori, che proseguiranno con diversi interventi che man mano annuncerò e che saranno chiusi poi dall'onorevole Claudio Signorile. Il tema all'ordine del giorno è una questione antica, la questione meridionale, che però è di nuova grande attualità politica. Noi sappiamo che il divario tra nord e sud rimonta all'unità d'Italia. L'Italia fatta da Cavour sul modello piemontese, che ha attraversato l'Italia monarchica, attraversato l'Italia fascista e è arrivato fino alla Repubblica. Della questione meridionale abbiamo una traccia importante nella discussione che si è svolta tra i nostri padri costituenti, e tant'è che negli anni della Prima Repubblica i partiti tutti di maggioranza e di opposizione hanno avuto la questione meridionale al centro della propria azione politica. Come è stata interpretata? Come uno sforzo, una rincorsa emulativa, direi, del sud verso il nord sulle sue caratteristiche principali, cioè la questione dell'industrializzazione e la questione delle infrastrutture. È in questo senso che si è misurata la questione meridionale, nel recupero di un divario del PIL. In questa direzione è andata la virtuosa stagione della Cassa del Mezzogiorno negli anni 60, l'intervento straordinario negli anni 80, fino a una proiezione di iniziative che si è svolta nel governo Ciampi. A un certo punto questa azione, che di certo non ha chiuso il divario, ma aveva invertito la tendenza, si è andata spegnendo. Io credo che questo sia avvenuto in un contesto storico-politico molto chiaro. Con la fine della Prima Repubblica, che inizia con la caduta del Muro di Berlino, i partiti perdono la loro funzione storica, tutti nel Paese. E in Europa si afferma un modello economico liberista che spinge verso la direzione dei mercati e della finanza, sulla quale direzione si costruisce anche la prima Unione Europea. Questo si è tradotto poi con i problemi della globalizzazione in politiche di austerity, che hanno sostanzialmente portato a un ridimensionamento, a un definanziamento dell'intervento per il sud del Paese. Si è affermata in Italia, non a caso in quegli anni, la questione settentrionale. La Lega Nord di Bossi si lancia con un referendum sulla legge 64 dell'86, la legge di finanziamento straordinario per il Mezzogiorno approvato durante il governo Craxi. Quel referendum non si terrà perché il Parlamento nel frattempo avrà modificato la legge, ma è un segno chiaro del cambio di passo, del cambio di paradigma di tipo culturale prima ancora che politico che si è svolto nel nostro Paese. L'Europa dei mercati, l'Europa del Reno spinge anche la politica nazionale nella direzione di interventi sostanzialmente ispirati da un antimeridionalismo di fondo. Il populismo di destra e di sinistra fanno il resto sulla questione meridionale. Parte allora questa azione, questa curva, che arriva ai nostri giorni con la proposta dell'autonomia differenziata. C'è uno step intermedio nel 2009, che è la norma sul federalismo fiscale, che contiene dentro di sé i prodromi, in nuce le anticipazioni su cui è costruita anche la proposta sull'autonomia differenziata. Qual è il dato politico? Con le elezioni del 25 settembre io credo si sia consumata definitivamente questa svolta, e in negativo, perché in Parlamento, sicuramente tra le forze di maggioranza, ma anche largamente tra le forze di opposizione, basti dire che il candidato in pectore del Partito Democratico alla segreteria è tra i proponenti dell'autonomia differenziata, non c'è una posizione politica strutturata di antagonismo a questa proposta. Ci sono delle posizioni, come vedremo, di contrarietà, ma non c'è una politica alternativa a questa proposta. Di qui l'esigenza avvertita dalle associazioni che hanno avuto solo l'onere e l'onore di promuovere questo evento, ma soprattutto delle tante associazioni, delle tante fondazioni che hanno ritenuto di accompagnarlo, sostenerlo, di portare la discussione su questo dato di realtà. Il Mezzogiorno è un dato di realtà che non può essere ignorato, non può essere ignorato dai partiti così come si sono conformati, del Parlamento così come è diventato. Questa discussione è di portarla nella società.
di portarla a un livello di diffusione nella società non solo meridionale, attenzione, ma di consapevolezza della società italiana tutta del fatto che la questione meridionale è innanzitutto una questione nazionale. Questo ci riporta alla discussione, come avevo accennato, dei nostri padri costituenti, perché su questo io ho svolto anche un pezzo della mia attività parlamentare, politica e di scrittore. È nel dibattito sulla forma regionale che si è svolta nella Costituzione che c'è lo schema di riferimento dell'autonomia differenziata. Si svolse in quegli anni un dibattito sul se dovessimo avere un sistema di regioni sul modello federale o se invece bisognava mantenere un maggiore centralismo dello Stato. Dibattito come tutti i dibattiti della Costituzione influenzati dal complesso del tiranno. Prevalse una mediazione a ribasso, quella del regionalismo cosiddetto funzionale, tant'è che le regioni furono costruite sulle circoscrizioni statistiche, così si chiamavano, disegnate nel secolo precedente dai Pietro Maestri, che erano delle circoscrizioni per finalità erariali. Galasso dirà poi, il ministro Galasso, la nostra divisione in regioni è più figlio della storia che della geografia, che spesso queste circoscrizioni hanno prodotto anche realtà geograficamente eterogenee, penso alla mia Campania e alle sue tante contraddizioni. Quel dibattito va recuperato perché adesso l'autonomia differenziata con l'innervatura del federalismo fiscale, che è il software su cui si vuole far girare anche questa riforma, che ha alla base sempre e comunque il dato del prelievo erariale, tra le regioni più povere e le regioni più ricche, per il riempiego di queste risorse a favore delle regioni più povere e delle regioni più ricche, questa proposta di autonomia differenziata si innesta su un regionalismo malato, come abbiamo realizzato in questi anni. E allora forse è di lì che bisogna promuovere un dibattito vero, partecipato, perché se la Costituzione deve essere cambiata come esito di un processo culturale, politico e poi legislativo qualificato, non surrettiziamente, come si vuole fare con la proposta di autonomia differenziata. Claudio Signorini, da Ministro del Mezzogiorno, rassegnò un lavoro molto importante di proposta di riorganizzazione dell'Italia in sistemi urbani integrati, aree metropolitane, aree intermedie, aree periferiche. C'è stato chi, ancora oggi è un tema che stiamo discutendo, ha immaginato che l'articolo 117 della Costituzione, negli ultimi due commi, possa essere utilizzato per favorire, questa sì sarebbe una macroregione con senso politico, degli accordi tra le regioni per l'esercizio in comune di funzioni, quindi un regionalismo di funzioni, una federazione tra le regioni per l'esercizio coordinato di funzioni proprie. E allora sì potremmo discutere della proposta della candidata alla presidenza della Lombardia, Moratti, di realizzare la macroregione anche del sud oltre che del nord, se fosse una macroregione di funzione lì dove la funzione va coordinata con lo Stato centrale. E ancora il ruolo dei comuni, perché si discute di rafforzare questi enti intermedi regionali a discapito ancora una volta della rete principale, dell'ossatura principale del paese, che sono i circa 8.000 comuni che abbiamo, che invece devono evidentemente essere protagonisti di un rapporto principale con lo Stato e non mediato e immediato negativamente dalle regioni. Sappiamo che i protagonisti in un momento storico di crisi della politica del rapporto con i cittadini sono innanzitutto gli amministratori comunali. Recuperare quel dibattito per quello che riguarda la Sicilia, che fece valere durante la convenzione costituzionale l'insularità, anche con una discussione molto dura, insularità che valse l'autonomia, la specialità statutaria della Sicilia, che oggi può essere messa a disposizione, e vengo alla proposta politica del nostro manifesto, di un progetto che metta il Mediterraneo al centro di un nuovo orizzonte europeo. Spostare il baricentro geopolitico, il fulcro geopolitico di un'Europa che è andata in crisi proprio ad est, lì dove si era spinta troppo fortemente, anche con dei contraccolpi sociali e economici notevoli, verso il bacino più ricco della nostra storica civiltà, il Mediterraneo, sede e luogo di traffici commerciali importantissimi, luogo di affaccio di tre continenti, l'Europa, l'Asia, l'Africa, di tante culture, di tante civiltà, ricordate gli scritti bellissimi di Braduel su questo punto, attraverso il Mezzogiorno e la Sicilia, attrezzati come un hub strategico verso questo orizzonte. Allora qual è la proposta politica? Non è solo la spesa per investimenti, pure fondamentale, il PNRR, ma che questa spesa non si commetta di nuovo l'errore dell'intervento straordinario, non venga considerato un fine, ma uno strumento
rispetto a un obiettivo che è riequilibrare l'Europa sul Mediterraneo, trovare qui una saldatura di unità nazionale e di unità europea. Declinare questa politica nelle varie manifestazioni possibili rappresenta l'unico grande credo nuovo che si può proporre al Paese e all'Europa, in cui noi meridionali, il nostro Mezzogiorno, con la nostra Sicilia, ribadisco nostra, siano protagonisti di una svolta nell'interesse di tutti. Allora ci tenevo a dirlo questo, che non si intenda questa iniziativa, e credo di interpretare lo spirito di tutti, né come una spinta separatista, né come un'azione contro il Nord, né una rivendicazione qualunquista. È un'esercitazione politica. Proviamo col dibattito che svolgeremo a mettere insieme anche mondi diversi con sensibilità culturali però complementari rispetto a questo sforzo, per proporre una discussione che ha bisogno di gambe forti e teste forti. Di qui poi l'idea che Signorile illustrerà alla fine, di lanciare addirittura una convenzione su questo tema per favorire un dibattito più largo. Ci tenevo a fare questa introduzione perché avevo l'esigenza di spiegare ai miei, a me stesso, a voi tutti, lo spirito autentico di questa iniziativa. Mi permetterò di qui in poi soltanto di passare la parola agli illustri ospiti che abbiamo. Per primo vorrei farlo con l'onorevole Fratoianni, che ci ha ospitato e ci ha consentito questa espressione di partecipazione e di libertà, il cui partito è tra l'altro dichiaratamente contrario alla proposta di autonomia differenziata. Grazie, grazie a te Federico, ho, come lui ha detto, ospitato, più che altro semplicemente richiesto la sala per questa iniziativa di cui Federico mi aveva parlato con grande piacere. Federico è un compagno e un amico, e dunque solo questo sarebbe sufficiente a fare quel poco che ho fatto, ma anche perché condivido molto le questioni che con questa iniziativa si pongono alla discussione del Paese. Siamo in un passaggio delicato, questo è quel che penso. Io considero, lo dico subito, l'autonomia differenziata il pericolo principale di questa stagione. Tra tutti, presidenzialismo, la cultura regressiva di una destra a destra, sono molte le questioni che preoccupano, per la verità, chi come me si sente uomo di sinistra, parte, diciamo, di un'area politica e culturale. Ma se dovessi dire qual è il punto più pericoloso della stagione che abbiamo di fronte, direi l'autonomia differenziata. Questo rischio consegna oggi però anche un'opportunità, perché ho l'impressione che, seppur con fatica, è battaglia che va ancora guadagnata e conquistata, il dibattito sull'autonomia differenziata possa oggi più di ieri fuoriuscire dal confine dello specialismo, non solo del Sud, Federico, no? Ma dello di autonomia differenziata si discute da molto tempo. Sono stati scritti libri, sono stati organizzati convegni, sono state individuate definizioni, alcune più felici, altre meno. Una tra le più felici, per come la intendo, è quella che ha scelto Gianfranco Viesti, titolando quel libro che credo molti e molti di voi abbiano letto, La secessione dei ricchi, perché molto bene dall'idea, diciamo, delle ragioni di fondo di un progetto. Ma quel dibattito è stato a lungo, un dibattito appunto che ha faticato a irrompere dentro una dimensione potenzialmente di massa generale, a rendere evidenti le conseguenze di un progetto che, come tu hai giustamente ricostruito, ha radici profonde. Lo hai detto alla fine, lo avrei messo, diciamo, ancora più al centro: si innesta anche sulla natura ormai malata di un regionalismo degenerato, forse anche sulla riforma del titolo quinto della Costituzione, anzi toglierei il forse, diciamo almeno su alcuni dei limiti di quella riforma, nella sua attuazione e forse anche nella sua gestazione. Oggi dunque è l'occasione per costruire con più efficacia una battaglia contro questa prospettiva, è quello che proveremo a fare dentro le aule del Parlamento. Non basterà farlo nelle aule del Parlamento, in tutta evidenza, e dunque la costruzione di iniziative, di luoghi di discussione, la possibilità di innestare dentro questa battaglia anche
la costruzione di una proposta politica più ampia e perfino più ambiziosa. Trovo, per esempio, che la prospettiva a cui tu, e chiudo subito, non voglio rubarvi altro tempo, a cui tu hai brevemente accennato, cioè una prospettiva in grado di ricostruire il nodo della questione meridionale nel rapporto col Mediterraneo sia una questione di straordinario interesse. Per l'Italia, per il Mezzogiorno e anche per l'Europa. Lo dico peraltro, diciamo, in un momento, in un periodo in cui c'è un dibattito colmo di retorica sull'atlantismo come unica dimensione della nostra prospettiva politica di relazione internazionale, e lo dico qui fuori da ogni polemica sul tema delle alleanze militari, non è questo il punto. Il punto è che, diciamo, in quel dibattito manca esattamente innanzitutto questa dimensione, quella del Mediterraneo, che invece è la dimensione che meglio e più di altre può rispondere a una nuova vocazione nella costruzione di una prospettiva per il Sud, per il Paese e, ripeto, per l'Europa. Quindi moltissimi auguri anche per questa iniziativa, molte grazie, e per quel che vale sarò più che contento, felice di poter partecipare ad altri momenti di discussione anche in modo più approfondito quando si terranno. Grazie. Grazie a te Nicola per tutto. Allora la parola al senatore Grillo, che rappresenta l'Unità Siciliana. Lo ringrazio perché in questi giorni mi ha dato una mano per favorire questa organizzazione e questa iniziativa. Grazie, sono particolarmente contento di questa iniziativa. Intanto una specifica, perché qualcuno non mi individuava più: io non sono mai stato senatore ma parlamentare, deputato, come deputato, e quindi diciamo del vecchio storico Partito Repubblicano, che si è dissolto nelle nebbie, diciamo, della fine del Novecento. No, volevo dire, in questo momento nel Paese si sta aprendo un dibattito, e qui ne abbiamo un eco importante e una traccia importante, che travalica le ragioni ideologiche per sposare e per avvicinarsi a quelle che sono le ragioni dei territori e le domande dei cittadini. Stranamente questo aspetto, che è uscito fuori da tutti i partiti politici, devo dire che è uscito fuori anche dallo stesso Movimento 5 Stelle, che era sembrato per un certo periodo di tempo, anche se io non l'ho mai guardato con affetto, era sembrato esercitare in qualche modo una funzione di collegamento tra ciò che pensava il cittadino e ciò che invece le istituzioni facevano, come si muoveva lo Stato. Oggi emerge sempre di più la centralità di alcune domande precise, e io devo dire che questo Paese, fino a quando non si rende conto di una verità che gli economisti hanno ormai certificato in maniera ufficiale, perlomeno dal 2019, dico a livello ufficiale, che in Italia non potrà esservi sviluppo se non si mettono in funzione i fattori economici liberi, e questi fattori economici liberi sono tutti a sud di Firenze. Io dico a sud di Roma. Gli economisti hanno detto a sud di Firenze. E oggi è dimostrato che se tu investi 10 milioni di euro nel nord e se riesce a realizzare una realtà operativa, qualcuno è uscito dal mercato, perché il mercato è saturo. Se ti fanno investire 10 milioni di euro nel Mezzogiorno, e se te lo fanno investire le condizioni organizzative, strutturali e ambientali, tu puoi avere un risultato a due cifre, perché oggi il Mezzogiorno è non solo, come diceva l'onorevole Conte, la naturale piattaforma di un'Europa che deve riguadagnare il Mediterraneo, dove avviene
un confronto scontro epocale importantissimo, ma soprattutto dove? A 8 miglia da Pozzallo. Se voi andate in Sicilia dovete andare a Pozzallo e vi dovete portare un cannocchiale da teatro, non un grande cannocchiale, e guardate il mare. Vedete una cosa che noi a Catania diciamo come a Vietnea Festi Sant'Aida, cioè praticamente vi vedete sfilare a 3 miglia, a 5 miglia, a 8 miglia, a 14 miglia, dei muri di container, ed è il 20% calcolato, state attenti, in valore del commercio mondiale che passa dai 3 ai 15 miglia da Pozzallo. Però il ponte non si fa, e non si è fatto e si è bloccato, e senza il ponte quel discorso non ci interessa più, perché dovrebbe comunque ogni cosa essere ritornare su altre navi feeder e quindi fare un altro discorso. Ma tutto questo per fare sistema non basta neppure il problema del ponte, perché questo paese è riuscito a costruirsi in maniera tale che oggi, stamattina, se noi vogliamo andare da Torino a Trieste, abbiamo 23 occasioni di treno, cioè 23 treni ci sono, e si ci impiega 5 ore, 5 ore e 5, 5 ore e 10. Se tu vuoi andare da Bari a Palermo, l'altra trasversale del sud, ci puoi andare 3 volte la settimana, cioè un giorno sì, un giorno no, perché si ci impiega più di un giorno. Quindi questa è la presa. Come fa il Mezzogiorno a diventare sistema e a proporsi come itinerari di Magna Grecia, come itinerari culturali, gastronomici, ma anche come fa un imprenditore che va a Palermo, che poi per andare a Milano, per andare a Bari, deve andare prima a Roma e poi deve andare a Bari, e vi dice, cioè non esiste, questo, non c'è sistema. E quando il mio amico Claudio Signorile, un anno e mezzo fa, scrisse una lettera aperta ai presidenti della regione, che allora trovò spazio nei grandi giornali nazionali, in cui diceva ai presidenti delle regioni: federatevi, mettetevi insieme, proprio con l'articolo della Costituzione che tu citavi, e quindi nella sostanza fate sistema con un progetto. Però, perché oggi una domanda che viene dal Molise o anche dalla Puglia, dalla Sicilia, è debolissima. Se 20 milioni di persone si coordinano e creano interessi comuni in un piano ragionato di sviluppo, il discorso cambia. E questo deve essere rappresentato nel dibattito sia all'interno dello Stato sia all'interno europeo. E concludo dicendo che su questa battaglia per cui siamo qua, su questa mozione che stiamo presentando e che ci vede concordi e che ci troverà in battaglie comuni, noi stiamo esaminando un momento, che è il momento di questo annuncio del federalismo, dell'autonomia differenziata. Bene, il problema non è questo, il problema è che qualunque autonomia differenziata può farsi solo dopo che si è riuscito a creare nel Paese una parità di servizi e di funzioni. E allora due sono le condizioni. No, o, e neppure arriveremo mai sui LEP, dobbiamo prima definire i finanziamenti dei LEP, perché non esiste, non ci sono i soldi, il bilancio, se no, se volete, io questo lo faccio per mestiere, ma vi devo dire, noi non ci abbiamo i soldi per arrivare a pareggiare il sistema. Quindi semmai dobbiamo pensare a un piano decennale, quindicennale, ventennale, dobbiamo fare qualcosa per andare lì, oppure dobbiamo fare crescere il reddito, quindi dobbiamo finanziare invece le zone economiche speciali, perché sono le uniche che possono fare attirare dentro il sistema italiano, va bene, finanziamenti esterni. Quindi il problema è questo, e sostanzialmente se si vuole fare un discorso nell'interesse del Paese è questo, perché il Nord non può crescere più, sta decrescendo ormai da 20 anni, solo facendo questa scelta di cui vi ha parlato l'onorevole Conte noi possiamo avere una possibilità domani di una ripresa economica del Paese. Grazie. Grazie all'onorevole Grillo, che già una volta mi aveva corretto, ma non so perché prediligo per lui questa carica di senatore, forse la saggezza. La parola all'onorevole Cateno De Luca. Colgo l'occasione per fargli i complimenti per il nome che ha dato alla sua creatura, Sud chiama Nord, che mi pare in se stessa evocativa di una chiamata vera che c'è nel Paese da parte del Mezzogiorno d'Italia. Scrisse Compagna una volta,
nord e sud si toccano. Purtroppo questo auspicio non si è verificato, adesso il sud chiama il nord. Grazie. Qualche passaggio su quello che intanto l'articolo 143 che è in discussione alla Camera e al Senato, solo per porre così una questione che riguarda una materia totalmente estranea a una legge di stabilità e obiettivamente non comprendo cosa significa questo tentativo malsano. Poi abbiamo dato un'occhiata, è la prima volta che vedo che un legislatore commissaria se stesso, perché il comma 7 poi è simpatico, nel momento in cui la cabina di regia che io ho nominato non mantiene gli impegni, come se qui ci fosse un patto con il sangue, quasi quasi lo commissario, quindi ci troveremo poi con un organo monocratico che stabilisce per conto di tutti, quindi siamo realmente all'impazzimento. Qui ci troviamo anche di fronte a un provvedimento che mi appare come quella pubblicità che riguardava il profilattico che era stato trovato in un'aula di una scuola dove l'insegnante lo trova per terra, lo alza, chiede agli alunni di chi è e nessuno ovviamente ha avuto il coraggio di dire è mio. Questo provvedimento è figlio di tutto l'arco costituzionale, però qui c'è la gara a incolpare l'altra parte politica. La verità è che se andiamo a guardare quando è nato e poi come si è evoluto, qui ci sono delle grandi responsabilità trasversali. Questo ovviamente serve a poco dirlo, perché c'è una logica attrazione chiaramente nordista, ma con tutto il rispetto del nord, noi infatti abbiamo lanciato una strategia sud chiama nord proprio perché fare la guerra tra i poveri, gli attuali che siamo noi e quelli futuri che sarà, rischia di essere il nord, non ha senso. E allora ritorniamo anche qui su un concetto di base. È ovvio che questo è un tentativo per disgregare definitivamente l'Italia. Beh, diciamocelo chiaramente, anche perché quello che questo disegno propone è chiaro, la motivazione economica non è altra. Perché non possiamo partire dalla Sicilia, che è una ragione geografica, storica, statuto siciliano, sapete bene che ha, da questo punto di vista è stato anche riconosciuto, tra virgolette, prima anche della Costituzione, quindi e quelle che sono gli statuti che riguardano le cinque regioni, con questo diciamo regionalismo differenziato, hanno delle ragioni specifiche, linguistiche, territoriali. Qui quello che manca di fondo è il vero motivo per chiedere l'autonomia differenziata, qual è? Poi andando a ragionare effettivamente è solo economico, quindi c'è una questione di fondo che rende anche l'articolo 116,3 totalmente in contrasto col resto del regionalismo cooperativo. Fino a quando non vogliamo poi diventare Repubblica delle banane, allora è altra storia. Quindi decidiamo che questa non è più una Repubblica che è basata sul regionalismo cooperativo e scegliamo di vivere nella Repubblica delle banane. E ci stiamo arrivando, perché con questo provvedimento il rischio è questo. Vado alla conclusione. Dove sono i deputati del Meridione? Andiamo alla questione. E allora io mi auguro che da questo punto di vista, se ci sono deputati che ancora tengono all'unità d'Italia, che non vogliono che si arrivi a una Repubblica delle banane e che sono e che rappresentano il territorio, il meridione e quindi si svestano da questo ascarismo, perché approvare un provvedimento del genere significa essere ascari, si devono vergognare di ritornare nel proprio territorio. Questo è il tema e vale per tutti. E quindi non chiedo dove erano quando sono stati approvati questi provvedimenti, perché qualcuno li ha approvati e qui c'è la gara, ripeto, a dire io non l'ho fatto, qualcuno li ha fatti approvare, quindi oggi c'è la prova finale, ci troviamo con un vero e proprio colpo di Stato che mira a far saltare il modello di Repubblica nel quale noi siamo cresciuti. E allora se questo è il disegno, ci vuole la rivolta dei parlamentari meridionali che dicono no, l'articolo 143 si straccia perché è materia estranea, prima questione, a una legge di stabilità e l'ABC. Dopodiché si apre il fronte del punto di partenza e chiudo con questa battuta. Come si può pretendere le stesse prestazioni a due giocatori, uno che gioca in un campo sgarrupato,
che il nostro è uno che gioca in campo perfetto. Perché si pretende questo? È ovvio che non ci sarà la stessa prestazione, e allora è logico che qualcuno qua sta stabilendo ormai che il meridione deve diventare il nord dell'Africa, il nord deve diventare possibilmente il sud del sistema europeo forte, Germania e quant'altro. E quindi forse hanno deciso di mettersi a traino di un'economia che per ora traina, e ovviamente il meridione staccarsi definitivamente. È logico che questo significa, e non perché voglio parlare del nostro progetto, che qui ancora sempre di più emerge una necessità di un movimento meridionalista che rappresenti a tutti gli effetti il meridione e che non abbia ovviamente uno steccato ideologico. È quello che abbiamo iniziato a fare in Sicilia, ci siamo scontrati contro tutti, siamo partiti da un 25% in Sicilia, oggi siamo riusciti ad eleggere un deputato e un senatore, continuiamo su questo perché siamo fermamente convinti che il meridione si deve organizzare e deve ovviamente smettere di appalesarsi sempre col cappello in mano, come se da questo punto di vista ormai ci sia una condanna inappellabile alla quale tutti quanti supinamente ci stiamo, così silenziosamente anche, e questa è l'altra cosa che non accetto, silenziosamente la stiamo accettando. Grazie. Grazie. Questo articolo 143 che si presenta chiaramente come un piccolo raggiro, no? Diciamo, del ministro Calderoli, che non è nuovo a trovate di questo tipo, se pensiamo che la legge elettorale, che sotto varie forme si sta riperpetuando da molti anni, è stata una sua creatura. Allora, una presenza femminile, vorrei dare la parola a Rina De Lorenzo, che è qui in rappresentanza di Risorgimento Napoletano, che è un'associazione molto importante, ma soprattutto delle Assise Meridionali create dal filosofo Gerardo Marotta, un grande pensatore del Mezzogiorno. Lei è anche segretaria nazionale della SAM Gilda, si occupa di istruzione quindi per funzione, ma soprattutto è una mia cara amica ed è stata una preziosissima compagna di percorso. La scorsa legislatura abbiamo diviso i banchi insieme nel nostro gruppo parlamentare. Grazie Federico, grazie a tutti quanti voi per questa straordinaria opportunità. Parlare di federalismo fiscale, parlare di autonomia differenziata significa parlare anche di scuola e quindi parlare di cultura e formazione. La scuola, che è, secondo concetto Marchesi, uno dei relatori insieme ad Aldo Moro nell'assemblea costituente degli articoli sulla istruzione, definì la scuola come un organismo fondamentale alla base dell'unità della nostra nazione. E quindi a proposito di autonomia differenziata, con le ricadute evidentemente negative sul mondo della scuola, di cui poi vi parlerò, io voglio parlare di inganno federalista, prendendo a prestito il titolo di un libro scritto da Antonio Iannello, nel quale sono analizzati i contenuti del dibattito dell'Assemblea Costituente. Ebbene, negli slogan piuttosto banali e alquanto rozzi che vengono utilizzati dai sostenitori dell'autonomia differenziata, io ci leggo di fatto il rifiuto dell'Italia e dell'unità nazionale. In tanti invocano in maniera quasi ossessiva la regionalizzazione, eppure una diffusa cultura costituzionale avrebbe potuto contrastare e arrestare il fenomeno dell'autonomia differenziata. Voglio soltanto porre l'attenzione su una frase che mi ha particolarmente colpito, pronunciata da Zaia il 2 dicembre. Non vogliamo un'equa distribuzione del malessere. A contraris, equivale a dire che i sostenitori dell'autonomia differenziata vogliono una iniqua distribuzione del benessere.
Ed è proprio quello il punto nodale, centrale, su cui si fonda la cosiddetta teoria dell'autonomia differenziata. Un'autonomia differenziata che parte da un presupposto, da uno stereotipo, lo stereotipo che vuole il Sud con vagoni troppo affollati di viaggiatori che sono per antonomasia evasori e spreconi, trainati dalla locomotiva del Nord. Eppure si tratta sicuramente di una visione parziale del Sud, le cui ferite si leggono nella previsione di un PIL che è fermo oramai allo zero virgola, nell'espansione delle aree di povertà, nel declino demografico. E se solo analizziamo i contenuti del dossier Caritas 2022, che ha acceso un focus sul mondo giovanile a Napoli e in Campania, notiamo evidentemente come in 10 anni le migliori energie intellettuali di quella regione hanno abbandonato la loro terra, sono state costrette ad abbandonare la loro terra. 170.000 giovani, pari al 15% dell'intero flusso giovanile che si sposta dalla propria terra, abbandona la propria terra per cercare un posto di lavoro. La scuola, dicevo, non sfugge a questa visione di autonomia differenziata, di parcellizzazione, di frammentazione del sapere, con la conseguenza che si rischia un vero e proprio processo separatista per la scuola. Avremmo programmi scolastici che sono diversi per le regioni, per ciascuna delle regioni italiane, sistemi di reclutamento che si fanno territoriali e non più nazionali, e meccanismi di finanziamento differenziati. Migliaia di docenti transiterebbero dai ruoli nazionali a quelli delle regioni di appartenenza, con effetti anche sulla contrattazione nazionale, quindi sui diritti dei lavoratori del mondo della scuola e dell'università. Dicevo appunto che la scuola non è sicuramente un servizio, ma è un'istituzione della Repubblica. Ed è proprio su questo punto che occorre tornare a riflettere e ad aprire un dibattito importantissimo, perché il Sud ha già subito in tema di istruzione e di scuola un furto di diritti inaccettabile: scuole fatiscenti, aule prive di laboratori, palestre totalmente assenti, eppure quegli studenti hanno raggiunto i livelli massimi di formazione e di preparazione culturale, andando a offrire le loro capacità e le loro competenze intellettuali in un posto diverso da quello nel quale sono nati. E allora, se l'autonomia differenziata nasconde il rischio di una brutale demolizione del sistema nazionale di istruzione, noi diciamo no all'autonomia differenziata, e il mio auspicio è che quel dibattito, che talvolta non appare adeguatamente vivace all'interno delle aule delle istituzioni, possa trasferirsi all'interno del mondo dell'associazionismo, nella società, un dibattito che deve sicuramente allontanare il rischio e il pericolo di una frammentazione del sapere che equivale ad una frammentazione dell'unità nazionale. Grazie. Grazie Rina. La prova, come diceva De Luca, che il Mezzogiorno in Parlamento non è rappresentato e che dobbiamo farci carico di rappresentarlo nella società con un'iniziativa forte che appunto sia, dal mio punto di vista, ispirata a un risorgimento mediterraneo. La nuova questione meridionale è un risorgimento mediterraneo. Allora,
Chiedo all'onorevole Fassina, che è il presidente di Coordinamento 2050, di intervenire. Poi c'è una prenotazione dell'onorevole Sollazzo, il presidente della CIM, di cui mi onoro di far parte, e infine le conclusioni dell'onorevole Claudio Signorile. Abbiamo ancora 20 minuti di tempo, quindi distribuiti equamente tra gli oratori sono sufficienti per completare il nostro percorso. Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie Federico, grazie anche all'onorevole Signorile e agli altri che hanno organizzato questa iniziativa, non solo la conferenza stampa di oggi. Come Federico sa, siamo stati nella scorsa legislatura probabilmente tra i pochi che hanno provato a dare attenzione ad un tema che, come vi ricordate, veniva proposto sistematicamente nei disegni di legge, nei documenti di programmazione economica e finanziaria, come allegato al disegno di legge di bilancio. Poi non se ne è fatto niente per vari motivi. Sottolineo rapidissimamente quattro punti. Il primo, che a mio avviso è quello più originale e più importante, che adesso ha richiamato Federico, e cioè questa partita va messa dentro un aggiornamento, uso un termine soft, ma una revisione significativa di quello che è l'Unione Europea. La guerra sancisce la conclusione di una fase, ora non c'è tempo per elaborare, ma è evidente che quell'idea di Unione Europea e la gerarchia anche tra i territori che veniva disegnata rispetto a una prospettiva mercantilista non ha più lo spazio politico, geopolitico nel quale è stata immaginata e nel quale è vissuta. Questo vuol dire che il Mediterraneo non è un cruccio romantico di chi vive una situazione di difficoltà, ma diventa una straordinaria opportunità per l'Unione Europea. Io ritengo che questa partita non vada giocata sulla difesa, vada giocata in attacco, perché ci sono convenienze multiple ad andare nella direzione che veniva auspicata. Quindi l'autonomia è una grande questione nazionale, non solo meridionale. Faccio un'affermazione brutale che andrebbe motivata, ma non c'è tempo. Ritengo che dobbiamo provare a capire meglio le ragioni della cosiddetta secessione dei ricchi, perché ci sarà anche egoismo di territorio, ma attenzione, c'è una sofferenza nella competizione e con il vincolo esterno che riguarda anche quei territori. Cioè, la dico in un altro modo, nel momento in cui non ce la fai a soddisfare, a stare sotto la pressione del vincolo esterno, diventa un problema il vincolo interno. Quindi quel riassetto del mercato unico europeo è fondamentale anche per poter allentare quel vincolo esterno e salvaguardare il vincolo interno. Ci sono ragioni strutturali, non la possiamo affrontare soltanto sul terreno morale di un egoismo sociale che vuole liberarsi di una zavorra. C'è ovviamente anche questa componente, ma noi dobbiamo parlare a quel pezzo di società settentrionale che individua una inesistente scorciatoia ai fini della competizione sovranazionale, perché non c'è quella scorciatoia, perché un'Italia divisa è un'Italia più debole, e le grandi decisioni non le prendi a Roma, vengono prese altrove, e se non sei un soggetto nazionale pesante vai a rimorchio. Quindi questa è la seconda. La terza, più politica, paradossalmente c'è molta più attenzione fuori da questi palazzi sull'autonomia differenziata che dentro. Qua dentro non si parla di economia differenziata. Questa che oggi inauguriamo è una terza grande iniziativa, della cosiddetta società civile, ma qua dentro non se ne parla. Allora, a mio avviso, un primo obiettivo politico, anche a proposito dell'articolo della legge di bilancio, è quello di mettere in evidenza
che stiamo affrontando una grande questione di portata costituzionale, perché l'operazione che si sta facendo è di ridimensionarla a questione tecnica. I LEP li fa l'autorità, come si chiama, del federalismo fiscale, una roba tecnica. No, qua sono tutte scelte politiche. Cioè quali sono i livelli, cioè quali servizi rientrano nei livelli essenziali, e qual è il livello? Non è una decisione tecnica, è una decisione squisitamente politica. E attenzione, che i LEP possono essere una grande fregatura, Non è per niente una difesa, non è una garanzia sulla vita, non è un'assicurazione sulla vita, perché dipende che cosa ci metti dentro e quali livelli. Siccome c'è un problema di risorse, perché se fai l'EP seriamente, l'autonomia differenziata non la puoi fare, perché esplode il bilancio. Cioè non è che sono 20 anni che non si fanno perché si sono dimenticati, perché nel momento in cui entri nel merito, non tiene, la finanza pubblica non tiene, salta tutto. Quindi attenzione, perché io vedo, diciamo, tanti che non so se consapevolmente o opportunisticamente, anche presidenti di regione meridionale, si affidano alla promessa dei LEP per dire siamo d'accordo. Attenzione, non funziona, è una grande fregatura. Quindi, su questo appunto chiudo, c'è bisogno di alzare il livello di attenzione politica, e non è un processo endogeno, ahimè, va sollecitato dall'esterno, e iniziative come questa sono fondamentali. Quindi dobbiamo andare avanti, spingere e tirare per i capelli quella parte di policy maker non soltanto meridionali, perché la scuola è una grande questione nazionale. Un conservatore italiano non può guardare, anche se sta a Vicenza o a Verona, non può guardare con superficialità al fatto che si sfascia la dimensione fondamentale dell'unità della nazione, che è la scuola pubblica. Quindi dobbiamo costruire alleanze che ben oltre il confine meridionale. Grazie. L'intervento di Stefano rinforza un ragionamento che ho cercato di introdurre, che spero ispiri anche i prossimi interventi. Siamo, secondo me, a un momento di rottura del sistema dei partiti così come sono costruiti adesso. La questione meridionale è uscita dall'agenda nazionale quando la nuova Europa, dopo la caduta del muro di Berlino, la nuova Repubblica, hanno seguito indirizzi di policy internazionali ispirati a criteri che non riguardavano i canoni costituzionali. Questo flusso politico, questa stagione politica, secondo me è arrivata a un nuovo punto di rottura che coincide ancora una volta con un cambiamento epocale di carattere internazionale, perché l'Europa del Recovery Plan non è l'Europa del Trattato di Maastricht, non è ancora una cosa diversa, ma l'indirizzo che ha dato a se stessa è un altro. In questa giuntura della storia, di carattere internazionale e di crisi della nostra storia politica nazionale, io ho condiviso l'intervento di De Luca sul punto, c'è uno spazio necessitato, Stefano, della società di piantare i piedi della questione meridionale come questione nazionale e questione europea, perché solo quello ci dà la possibilità di farla diventare una proposta, attenzione, nazionale, che denunci la crisi dei partiti che su questo settore si sta fortemente manifestando. Angelo Sollazzo, presidente della Confederazione degli Italiani nel Mondo, la più grande organizzazione mondiale di emigrati di prima, di seconda e di terza generazione, a cui fare riferimento. Ma io cerco di essere breve e soprattutto di spiegare perché un'organizzazione come la nostra partecipa a questo vostro movimento. C'è un motivo. Il compagno, si può dire ancora compagno? Sì, non è vietato ancora. Federico ha spiegato le motivazioni per cui stiamo facendo questo tipo di iniziativa. Per quanto ci riguarda, il settore che noi rappresentiamo non è l'immigrazione che conoscete. Quegli emigrati sono tutti morti, perché il flusso migratorio importante ultimo è stato negli anni 60. Noi parliamo invece di italiani all'estero, di seconda, terza, quarta e sta arrivando alla quinta generazione. Milioni di questi italiani provengono dal Mezzogiorno
e soffrono questa situazione difficile. Nessuno ne ha fatto riferimento, ma diciamo la verità, le regioni del Mezzogiorno sono una grandissima delusione. Problemi enormi, clientelismo sfrenato, leggi fatte male, impossibilità per l'italiano che viene dall'estero, che ripeto sono quasi tutti professionisti, industriali, non c'è più il vecchio contadino emigrato, sono persone di alto livello e soprattutto sono persone facoltose che vorrebbero aiutare la regione, il paese, il comune di provenienza. Infatti oggi, ne avete sentito parlare tante volte, si parla di turismo di ritorno. Hanno tutti visitato Venezia, Roma, Milano, vanno ritrovando i piccoli centri della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, da dove sono partiti i loro avi. Noi siamo, piaccia o no, la seconda regione d'Italia. Dopo la Lombardia, gli italiani nel mondo, con 6 milioni e 400 mila persone, rappresentano la seconda regione d'Italia. L'80% di questi nostri italiani all'estero sono del Mezzogiorno. E allora le richieste che arrivano sono tante e non hanno risposte né nel Parlamento né nelle regioni, quando loro si meravigliano di come le cose stanno andando avanti in Italia. Perché noi, per esempio, solo qualche mese fa abbiamo eletto il primo ministro dell'Australia, che è uno dei nostri, Anthony Albanese, che mi diceva: ma in Italia non si capisce nulla, non si capisce nulla da 30 anni, benedetta la Prima Repubblica per la verità, però, io ne facevo parte quindi lo posso dire chiaramente, però credo che bisogna fare delle valutazioni diverse. Mi soffermo su due aspetti. 6 milioni e 400 mila italiani con passaporto italiano, con cittadinanza italiana, quindi con gli stessi diritti, gli stessi doveri che abbiamo noi, abbandonati a loro stessi. Stiamo facendo delle grosse battaglie, una legge elettorale per gli italiani all'estero fatta con i piedi, speriamo che forse con il voto elettronico, quando sarà, si risolvano anche i problemi dei brogli che ci sono stati in maniera copiosa. Ma quello che voglio sottolineare, l'errore culturale gravissimo nel non considerare questo settore. Voi pensate, oltre 6 milioni e 400 mila italiani col passaporto, ci sono 80 milioni di oriundi e discendenti che sono ambasciatori, promotori, consumatori, venditori di prodotti italiani. Il Made in Italy è successo per noi e questo si fa finta di nulla. Sembra quasi che dia fastidio parlare di queste cose. E dà fastidio parlare di un altro aspetto, quello dei piccoli borghi. In Italia ci sono 5.498 comuni al di sotto di 5.000 abitanti. È una cosa incredibile. Si è preferito fare villettopoli, le ville negli appezzamenti di terreno magari particolarmente produttivi, e trascurare, abbandonare i borghi, che potrebbero rappresentare anche dal punto di vista turistico una possibilità di sviluppo assolutamente, assolutamente notevole. Abbiamo avuto tempo fa una legge di bilancio che prevedeva un'agevolazione fiscale per quelli che rientravano nei comuni al di sotto dei 20.000 abitanti nelle 6 regioni del Mezzogiorno. Questo è il problema nostro, delle 6. Poi non se ne è parlato più. La stessa legge 77 sul superbonus, di questi 6 milioni, 4 milioni hanno case nei piccoli centri e invece sono stati tagliati. Allora, se manca la volontà politica di affrontare, noi possiamo fare tutte le chiacchiere che vogliamo, siamo bravissimi, diciamo delle cose bellissime, poi ci vogliono i fatti. Se vogliamo dare delle risposte, dei riscontri ai nostri connazionali all'estero, dobbiamo essere più puntuali. Ecco, per questo la Confederazione degli Italiani del Mondo, che non è un fatto partitico, noi questo lo dobbiamo sottolineare, ci sono dalla destra alla sinistra, è disponibile a questa battaglia per il Mezzogiorno, perché per noi il Mezzogiorno significa il futuro del nostro Paese. Grazie al Presidente Sollazzo. Chiudi i lavori Claudio Signorile, che non ha bisogno di presentazioni. Tutti quelli che vuoi. Abbiamo un po' risparmiato per te. Ti abbiamo messo da parte un po' di minuti. Il senso del risparmio, ma io sarò veramente breve. Devo ringraziare Federico per l'impegno e l'intelligenza che ha messo nel volere
avviare un percorso politico, perché noi non stiamo, si chiama conferenza stampa proprio perché non è un convegno, non è conclusivo, è la spiegazione e l'avvio di un processo che a mio avviso è destinato a proseguire con molta importanza. Consentitemi due cose. Facevo lo storico, quindi certe volte mi è rimasta la tendenza a cercare di impostare le questioni che viviamo in una lettura di lunga lena. E voglio ricordare un fatto, che l'Europa ha vissuto un momento fondamentale di riunificazione quando, dopo la caduta del muro di Berlino, si pose il problema della riunificazione della Germania. Perché lo dico? Perché lì venne fuori la statura di una persona che per altri versi criticabile come Kohl, il quale capì che il processo di riunificazione complesso, articolato, difficile, però doveva avere un motore visibile e principale. E questo fu la parità della moneta. I più vecchi se lo ricordano, fu un momento storico, perché venne imposta ad una realtà che vedeva tutti contrari. Erano contrari gli Stati Uniti, la Francia, la Russia, le banche centrali, però fu la strada attraverso la quale nel giro di pochi anni avvenne la riunificazione della Germania, e la Germania diventò quel motore d'Europa che abbiamo conosciuto. Ma questo ebbe anche un'altra conseguenza, che da questo gesto politico di riunificazione e di intelligente individuazione dello strumento principale, non l'unico naturalmente, che portava avanti questo processo riunificativo, ne derivava il cambiamento della tendenza politica europea che si riapriva a est. Anche là, quelli più giovani forse non se lo ricordano, ma avvenne un cambiamento che reinterpretò l'atlantismo in una chiave diversa. Sono venute fuori poi delle cose che non sono andate bene, ma lo dico e lo ricordo perché oggi, ecco, torniamo, noi stiamo parlando di Mezzogiorno in un contesto internazionale formidabile, perché si è spostato a sud-est l'asse del continente euro-mediterraneo. Non noi, da Bruxelles e anche da Washington per certi aspetti, viene la domanda: ma il Mezzogiorno d'Italia cosa fa, cosa è? I soldi per il Mezzogiorno non sono un regalo, sono l'indirizzo che viene indicato a una realtà semplice. Il Mediterraneo è un mare interno ad un sistema economico, sociale, politico, strategico, quindi anche militare, che bisogna leggere in un insieme unitario, che non può essere considerato un fattore aggiuntivo, ed è quello nel quale noi ci troviamo a vivere. Non è una lettura parziale quella che ci serve questa lettura strategica. Il Mezzogiorno, quando io dicevo, ringrazio Salvatore per averlo ricordato, ai presidenti delle regioni, federatevi, federate non le istituzioni, federate le funzioni, l'hai spiegato bene, federate i poteri, l'articolo 116 e anche il 117, Cateno, lo consente. Non c'è bisogno di fare la legge costituzionale che rischia di impantanarci in un percorso senza uscita. Ma se andiamo a leggere, la regione ha dalla Costituzione i poteri sulla sanità, sui trasporti, sul territorio, anche sulla scuola, se la leggiamo in una maniera più attenta. Federarsi significa avere un unico interlocutore che affronta le questioni di sviluppo, di risanamento, di crescita in una chiave forte. Si dice 20 milioni di abitanti. Ragazzi, noi siamo un paese di matti che tiene una realtà di quasi 6 milioni, la Sicilia, separata dal resto dell'Europa. Siamo noi che lo facciamo, siamo matti.
E così siamo considerati, infatti, ecco, vuol dire. Quando nei tempi gloriosi feci, Stefano, io feci questo che voi vedete sul ponte sullo stretto, la legge che fece la società per lo stretto di Messina, l'ho fatta io nell'85, quindi so di cosa parlo. E so anche che mi venne bloccata, dopo che era stata approvata e tutto, venne fermata in commissione parlamentare, commissione dei lavori pubblici del Senato. Me lo ricordo bene perché fu una clamorosa sconfitta politica la mia, perché era una cosa che stava andando avanti. Ma il ponte sullo stretto è dei parlamentari calabresi e siciliani che fecero, dietro i quali c'era Caronte. No, perché cadde, sì, si fece la società, ma non ebbe i fondi e quindi non il tipico meccanismo parlamentare. Io ti faccio andare avanti, però non ti do la beh, tu ci stavi con me, quindi l'hai vissuta questa. Quindi è una cosa scientifica, dietro la quale c'era Caronte, c'era tutto il gruppo di potere. Ci fu la crisi di governo, come al solito, ci fu un'elezione, quindi si interruppe il percorso virtuoso. Ma perché io sto dicendo questo? Ci stai facendo perdere tempo. Perché io ho sentito, vado alla sintesi, altrimenti ci vado, una riflessione che condivido sulla autonomie differenziate e perequazione. Attenzione, la perequazione rischia di non essere agibile per mancanza di fondi, ma la perequazione è un atto di governo permanente, se ci riflettiamo. Il ponte sullo stretto potrebbe essere, può essere considerato un atto di perequazione al quale vengono legate la Reggio Calabria-Taranto come autostrada di riferimento, il completamento delle autostrade siciliane, il completamento della rete ferroviaria, cioè quelli che sono gli aspetti infrastrutturali che fanno diventare il ponte un momento sistemico, non un'opera di ingegneria, ma un momento sistemico di quella, dici, la strategia della piattaforma economica e logistica mediterranea. Noi non stiamo parlando di una cosa a venire, una cosa che già è lì, costruita per quasi il 60%. E così siamo in una realtà che ha queste caratteristiche. Dobbiamo completarle, non dobbiamo reinventarle. Completarle al meglio. Quando facevamo l'alta velocità, io, il dramma mio fu che arrivò a Salerno, dovevamo completare, non avevamo i soldi. Ricordo anche un piacevole discorso per cercare di convincere, che mi venne spiegato che i soldi si fanno, non si stampa, la zecca non stampa i soldi su richiesta, eccetera. Però avvenne qualcosa che cambiò, vero Salvatore, la faccia del paese, perché il centro-nord, ecco, la risposta alla tua osservazione è questa, è stato fatto, può essere fatto ancora, è un completamento, ribadiamolo. Vado alla fine. Per fare questo, la cosa sulla quale mi pare, prego, tutti quelli che sono intervenuti sono d'accordo, c'è bisogno di un soggetto che si faccia carico politicamente. Quando si parla di mezzogiorno si parla di politica, per forza. C'è bisogno di fare il passaggio dalla dichiarazione degli intenzioni, dalla denuncia delle ingiustizie e delle inadempienze, alla costruzione di un soggetto politico che si faccia carico di tutto questo. Cosa sta avvenendo? Sì, è una crisi del sistema dei partiti. Rifare una realtà politico-partitica che guardi ai modi, alle forme, ai soggetti, ai valori che noi abbiamo vissuto, probabilmente diventa impensabile. La mia convinzione è che un nuovo sistema politico sta nascendo dal territorio e, scusate, dalla lingua,
sia contenitore che lingua, sono dei contenitori di cultura, di interessi, di valori, di umanità. Noi vogliamo avviare la costruzione dal mezzogiorno di un soggetto politico che abbia le sue finalità ben chiare e che faccia dell'autonomia differenziata, della perequazione, non dei soggetti programmatici, ma una lettura sistemica di quello che prima cercavo di spiegare, cosa sta accadendo in Europa, nel Mediterraneo, perché parliamo di un continente euro-mediterraneo e perché il mare Mediterraneo è all'interno di questo e noi siamo oltre il 50% della presenza europea nel Mediterraneo. Noi faremo una convenzione, lo hai preannunciato, non faccio altro che ribadirlo, alla fine di gennaio, nella quale vedremo, come tutte le convenzioni, è aperta a scegliere, però il nostro obiettivo è quello di dire: mettiamo insieme tutta la realtà che in qualche maniera guardi al riformismo meridionalista come una sua matrice, questa si incontra con altre realtà che stanno facendo lo stesso percorso, De Luca le ha accennato prima, nel giro di poco tempo, pochi mesi, noi possiamo avere una realtà politica che intorno ai temi dei quali stiamo parlando costruisca un percorso virtuoso di cose da fare. Questo è alla fine il motivo per cui stiamo facendo perdere tempo a ora di pranzo a tante brave persone, ma soprattutto stiamo lanciando un messaggio e, consentitemi, un appuntamento per il quale io ringrazio da subito quelli che hanno dimostrato interesse e attenzione. Grazie. Grazie a Claudio Signorile. La conferenza si conclude qui. Ci vediamo a fine gennaio.